Riqualificazione dei sentieri di Lavagna, si è concluso il primo passaggio del nuovo progetto escursionistico sulle colline che riguarda la riqualificazione della rete sentieristica sia mediante il posizionamento di cartellonistica sui principali percorsi, sia attraverso la mappatura e la realizzazione di cartine e di sistemi di digitalizzazione per una promozione del territorio ed un efficiente servizio per i turisti. È terminato il primo passaggio del nuovo progetto escursionistico sulle colline di Lavagna che riguarda la riqualificazione della rete sentieristica sia mediante il posizionamento di cartellonistica sui principali percorsi sia attraverso la mappatura e la realizzazione di cartine e di sistemi di digitalizzazione per un'adeguata promozione del territorio ed un efficiente servizio per i turisti. Inoltre è stato realizzato uno studio per monitorare i percorsi e verificarne le criticità, anche in previsione di rendere percorribili e porre in sicurezza sentieri al momento inaccessibili. I geometri Stefano Chiesa e Luigi Bocca hanno curato la prima fase, che prevedeva uno stanziamento di 21.400 euro che permetterà ai turisti di accedere in modo chiaro ai sentieri. Inoltre è nata una collaborazione con l'associazione Pietre Parlanti relativamente al progetto Punti di Vista, che permetterà, grazie al sostegno economico di Itas Mutua e Assi Levante, di realizzare soste di ristoro in aree panoramiche. A Santa Giulia, ad esempio, verrà previsto un punto di sosta accessibile su un terreno comunale pregio che sarà dotato di un percorso per carrozzine e sedie a rotelle e attrezzato come area picnic. Sono stati conferiti infine i diplomi alle nuove guide escursionistiche che hanno partecipato al primo corso indetto dall'Accademia del Turismo di Lavagna, che si sono subito messi a disposizione dell'associazione Unitre per accompagnare i soci in un'escursione nella Valle dei Berissi, uno dei percorsi inseriti nel progetto. Nei quarti di finale dei playoff di Serie C, la Virtus Entella affronterà il Pescara. Le altre partite sono Lecco Pordenone, Foggia Crotone e Vicenza Cesena. I biancocelesti giocheranno la gara di andata sabato prossimo in trasferta e quella di ritorno mercoledì 31 maggio al Comunale di Chiavari. In caso di parità al termine dei 180 minuti, i chiavaresi passeranno il turno in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Il Pescara è arrivato terzo nel girone C e nel turno precedente dei playoff ha eliminato la Virtus Verona. Sempre abruzzeti, cioè il Pineto, i prossimi avversari del Sestri Levante nelle semifinali della Pool Scudetto di Serie D. L'altra semifinale è Lumezzane Sorrento. La partita di andata si giocherà mercoledì 31 maggio alle ore 16 al Sivori di Sestri Levante, mentre la gara di ritorno il 4 giugno in provincia di Teramo, sempre alle ore 16. Il Pineto, oltre ad essere stato promosso in Serie C, disputerà anche la finale di Coppa Italia di Serie D contro il Gian Erminio a Gavorrano il prossimo 28 maggio. La finale della Pool Scudetto di Serie D, che assegna il titolo di campione d'Italia dilettanti in campo neutro, è in programma domenica 11 giugno, in caso di parità al 90esimo, spazio ai calci di rigore. Il Consiglio Comunale e il Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, si complimentano attraverso un manifesto con la Pro Recco per il nuovo scudetto di pallanuoto. A nome mio personale e dell'intera città invio i complimenti alla Pro Recco per aver vinto il 35esimo scudetto, il 16esimo in 17 campionati, sottolinea il Sindaco Gandolfo. Ancora una volta siamo in festa per un trionfo nazionale, il secondo della stagione dopo aver agguantato la Coppa Italia. L'obiettivo, conclude il primo cittadino, è stato raggiunto con determinazione, frutto dell'impegno e del lavoro dei giocatori, dei tecnici, del patron Gabriele Volpi e del presidente Maurizio Felugo. Si sono chiuse le iscrizioni alla terza edizione del premio letterario indetto dal comune di Casalza Ligure, intitolato alla memoria di Umberto Fracchia. Sono pervenuti 190 elaborati e diversi cortometraggi da tutta Italia al vaglio del comitato di lettura. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 10 giugno alle ore 18 nel giardino di Villa Fracchia nella frazione di Bargone. La giuria è composta dal presidente nonché scrittore Mario Dentone, dalla scrittrice e illustratrice Valeria Corciolani, dal giornalista del secolo XIX scrittore Claudio Paglieri, dalla giornalista Francesca Caporello e dal docente e nipote dello studioso Alfredo Orbetello, amico dello scrittore Fracchia, Chiara Obertello.
Lo scorso fine settimana sono stati oltre 300 i visitatori che con il loro voto hanno decretato le opere vincitrici del premio Due Facce Umorismo a Sesto Rilevante. Il premio, giunto alla sua sesta edizione, è stato promosso dall'Associazione Culturale Oleodo. Tra i vignettisti professionisti ha vinto Marco Fusi di Nova Milanese, con una vignetta intitolata Baia del Silenzio. Secondo è arrivato Roby Giannotti di Savona e terzo Oscar Sacchi di Modena. Le opere sono state esposte presso la Sala Riccio al piano terra del municipio di Sesto Rilevante. Una menzione è andata a Friedrich Tasser di Brunico, Giorgio Giunta di San Giuliano Milanese e Giovanni Bedusci di Bovisio Masciago. Ha vinto infine il premio speciale opere fuori concorso Agnello Nello Agresta di Salerno. La premiazione si svolgerà domenica 25 giugno alle ore 10, sempre in municipio. La manifestazione è stata sostenuta da Regione Liguria. Torna il tributo a Carlo Riva, giunto alla sua quinta edizione, organizzato dalla Riva Society del Tiguglio a Santa Margherita Ligure dal 25 al 28 maggio. L'evento è un raduno dei prestigiosi motoscafi, simbolo di eleganza e punto di forza del design italiano, con richiamo alla dolce vita della Santa Margherita Ligure degli anni 50 e 60. Gli ospiti sono attesi da tutto il mondo, saranno di stanza nell'area ospitalità alla Calata del Porto San Margheritese. Venerdì raggiungeramo in motoscafo Camogli e Recco. Sabato arriveranno dall'altra parte sino a Moneglia. Regione Liguria ha approvato in giunta, su proposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Andrea Benveduti, il piano annuale delle iniziative promozionali per il 2023, con cui individua le manifestazioni, ritenute valido strumento di sviluppo promozionale, a cui intende compartecipare con una quota di 284.800 euro complessiva. Tra l'Expo non viene indicata quella della Fontana Buona, il cui svolgimento è in dubbio. Invece si segnalano tra gli eventi interessati musica e gusto a Lavagna, la novità di Arredo Way, Cogorno e Fontana Buona, sono tutti cavoli nostri a Lavagna, pane e olio le eccellenze del Tiguglio a Sesto Rilevante. Tra le novità sostenute da Regione Liguria anche il primo campionato per la migliore focaccia genovese che si svolgerà il 26 ottobre a Genova. Porto. Salpa oggi alle 6, è il momento di tornare a bordo, siamo marinai e nell'aria c'è quel profumo di tabacco e di te. È come un vento che ramazza via tutti i marinai. Pomeriggio a Marrakech, tra le mosche e le zanzare, nella testa un alveare. Pomeriggio a Marrakech, donne pronte da baciare in qualche squallido locale. Sole biondo, occhi blu d'Amsterdam. È venuta chissà da quando, canta il solito bar. Sole biondo vive di un'idea, whisky e marinai. Pomeriggio a Marrakech, a trovarti a far l'amore, rischi poi di sconfinare. Pomeriggio a Marrakech, questo sole fa imbrigliare anche una zebra all'equatore. Sole biondo, occhi blu d'Amsterdam. Pomeriggio a Marrakech,
marinai senza pudore, troppi vizi da esplorare. Pomeriggio a Marrakech, oggi è giorno di salpare o di finire in fondo al mare. Sole biondo, occhi blu d'Amsterdam. Sole biondo, occhi blu d'Amsterdam.